Volto coperto da passamontagna e armi in pugno, così i banditi hanno assaltato il portavalori della Scorta Italia alle 8.45 del mattino nel parcheggio del centro commerciale Moldice Pagatti nel Pescarese. La rapina a mano armata si è svolta in pochissimi minuti. Un addetto con il sacco pieno di soldi è stato costretto a gettarsi a terra e a consegnare il denaro ad un bandito armato di fucile, forse un Kalashnikov. Un altro malvivente, anche lui armato, nel frattempo minacciava l'addetto della Scorta Italia rimasto a bordo del furgone. Il terzo complice li attendeva dentro un doblò bianco che è stato successivamente ritrovato a Santa Teresa di Spoltore completamente bruciato. Proprio in mattinata è stato denunciato da un'attività commerciale del posto il furto di targhe che sono state prelevate da un mezzo e sostituite con delle altre. Quelle rubate sarebbero state apposte sul mezzo usato dai banditi per la rapina. Il bottino ammonta a diverse decine di migliaia di euro, era l'incasso della domenica. Le guardie giurate, fermate mentre caricavano il denaro sul furgone, non hanno subito aggressione e hanno quindi ceduto alle richieste. Durante l'assalto è stata rubata la pistola ad una guardia giurata, una CZ100. La scena della rapina è stata ripresa dalle telecamere del centro commerciale. Le immagini sono al vaglio dei carabinieri, coordinati dal capitano Claudio Scarponi. In questo centro commerciale di recente ci sono stati due furti notturni.